Da Panaria Group nascono le lastre ceramiche ultra sottili. Massima attenzione alla sostenibilità ed emissioni compensate al 100%. Perché non c'è niente di più grande che pensare a un impatto sempre più piccolo. Panaria Group. Think Zero. Da oltre 40 anni di esperienza, la DESA, ambulatorio odontoiatrico. La DESA è a Sassuolo. La nostra professionalità per il tuo sorriso nel tempo. Buonasera e ben ritrovati dal TG di Sassuolo. Oggi, questo lunedì alle 20, si terrà una nuova seduta del Consiglio Comunale con 7 punti all'ordine del giorno. Ad aprire i lavori saranno 3 interrogazioni. Tra queste, una sullo stato dell'impianto di illuminazione votiva nel cimitero nuovo a firma Francesco Macchioni della lista Macchioni ed una della capogruppo DEM Maria Savini sulle iniziative per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo. Sul tavolo anche la variazione al bilancio di previsione 2023-2024 e la presentazione del nuovo bilancio di previsione 2024-2026. In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, operatori e operatrici del pronto soccorso di Sassuolo hanno creato e posizionato alcune installazioni di colore rosso, simbolo della lotta alla violenza di genere. L'ospedale sassolese partecipa all'Open Week di Fondazione Onda con la distribuzione da oggi fino al 28 novembre di materiali informativi sui centri antiviolenza. La scuola media Ruini ha introdotto il modello DADA. La sperimentazione del nuovo modello è iniziata a settembre dopo un anno di formazione dei docenti. Andiamo a scoprire come sta andando. C'è una novità assoluta quest'anno alla Ruini ed è una novità che cambia quasi completamente il modo di insegnare, la didattica. Sì, allora diciamo che non è una novità assoluta perché nasce questo modello, il modello DADA, nasce nelle scuole romane nel 2015, quindi ormai sono circa 10 anni che c'è e conta in tutta Italia 180 scuole più o meno. E qui a Sassuolo abbiamo iniziato una sperimentazione a settembre alla scuola media Ruini e devo dire la verità che siamo molto contenti. È partita questa sperimentazione dopo un anno di formazione da parte del Collegio Docenti, un anno nel quale ci siamo interrogati soprattutto sulle motivazioni che stavano dietro a questa scelta. E visto che c'era un perché molto forte e i docenti erano veramente molto convinti, siamo partiti con questa nuova con questo nuovo modello organizzativo didattico e del quale siamo veramente molto contenti e anche i ragazzi sono molto soddisfatti. Diciamo nel dettaglio che cosa cambia nella didattica. Allora, DADA è un acronimo che sta per didattiche per ambienti di apprendimento e la cosa che principalmente balza all'occhio è la strutturazione della scuola in ambienti di apprendimento, cioè non ci sono più le singole aule assegnate alle classi, ma ci sono degli ambienti di apprendimento disciplinari, quindi non ci sono i professori che si spostano durante le lezioni per cambiare aula e gli alunni rimangono con la loro aula assegnata, ma sono i ragazzi che al cambio dell'ora si muovono per la scuola per andare nei vari dipartimenti e quindi ogni aula viene assegnata a uno o due docenti della stessa disciplina, che in questo modo possono personalizzarla, abbellirla e adattarla. In questo modo diventa proprio uno spazio funzionale per quel tipo di apprendimento disciplinare.
accoglimento da parte dei ragazzi? È molto positivo. E diciamo che loro sono contentissimi di spostarsi, un po' perché hanno bisogno di queste pause che diventano anche stimolanti, energizzanti. E ce lo dicono tutte le neuroscienze che il movimento è funzionale proprio al processo di insegnamento-apprendimento, perché riattiva la concentrazione, le capacità cognitive, i ragazzi possono spostarsi, quindi vedere anche amici di altre classi, possono scambiare due parole e possono arrivare nella loro aula pronti per affrontare la nuova disciplina. Poi in questo modo si aumenta anche il senso di responsabilità, perché comunque devono riuscire a spostarsi, hanno 4 minuti di tempo per spostarsi da un'aula all'altra, ovviamente rispettando certe regole. Il modello DADA vuole essere un incubatore di innovazioni, perché il docente nella sua classe è portato a stimolare, a stimolare i ragazzi proprio in modalità anche più attive, quindi non semplicemente la classica lezione frontale, ma anche attività di gruppo, di cooperative learning, di apprendimento collaborativo, attività più improntate al fare. Florim ha inaugurato un nuovo flagship store a New York. Nello specifico, il nuovo spazio di 560 metri quadrati si trova a Manhattan. Al taglio del nastro dello scorso 16 novembre hanno presenziato anche il console italiano Cesare Bielle, una rappresentanza dell'ICE, Italian Trade Agency di New York, e dell'associazione NKBA, National Kitchen and Bath Association. Ed ora passiamo allo sport. Il Sassuolo ha ricevuto il premio Trust in the Future in occasione dei Social Football Awards. Si tratta di un riconoscimento riservato a coloro che dimostrano un impegno costante nelle pratiche sostenibili e lungimiranti nella gestione dei rischi, del risparmio e del patrimonio. Il premio è stato ritirato ieri dal direttore organizzativo Neroverde Andrea Fabris. Dal TG di Sassuolo oggi è tutto, vi diamo appuntamento a domani e vi auguriamo una buona serata.